stessa ballerina t'ho seguita stamattina lungo fiume dominato dal via vai. Ho fatto briciole di pane per tornare dalle rane dello stagno dove affogano i miei guai. Ho preso in mano la chitarra, t'ho fermata sulla porta, t'ho pescata con la lente. Oggi giorno numero 9. Domenica, non andiamo. 9. Giorno 9. 9. Giorno 9. Notti 8. 8 notti, 9 giorni con me. Sì. Sempre H24. Allora. Quindi, vabbè, voi allora, se, abbiamo trovato di nuovo una, come si può dire, una fratta, no? Un'insenatura, un canyon. Però non siamo in Arizona, attenzione, no, siamo in Italia, Veneto, Belluno, Dolomiti. Esatto. Dolomiti. Patrimonio dell'umanità. Siamo dentro il patrimonio dell'umanità. Il bus del buson. Eccolo qua. Quindi siamo nel canyon delle Dolomiti, all'interno del comune di Belluno, dove da qualche anno poi si tiene una rassegna canora che si chiama Armonie di Pietra. Ecco. Vabbè. E basta, noi adesso ci armonizziamo. Andiamo alla ricerca degli ominidi. Vediamo di cacciare qualche preda. Wash away the rain, black all the sun. Won't you come? Won't you come? Won't you come? Stood a rain, cold and damp. Allora, questo è uno degli ingressi del bus del Buson, scavato da uno dei tanti torrenti Ardo, questo è il torrente che poi, no? Torrente Ardo, sì, troviamo Belluno, un toponimo abbastanza comune qui. Una diga lo ha deviato, è rimasto questo grande canyon che abbiamo appena visitato. Adesso andiamo un attimo alla ricerca degli scavi archeologici che sono un po', insomma, non visitabili, di una necropoli ritrovata proprio in questa zona del comune antica, di Belluno. Antica necropoli paleoveneta. Andiamo. Ornella, io ti amo e se ciò non bastasse solleverò un vulcano e tutto il fuoco metterò nella tua mano. Ornella, io ti amo e se ciò non bastasse oscurerò il sole affinché il tuo volto sia l'unico splendore. Ornella, io ti amo e se ciò non bastasse tramuterò le pietre in fiori. Ornella. Allora, questa è la strada che ci porta da Belluno a Ponte nelle Alpi. Tu dicevi che per certi versi assomigliava... Sì, sembra di un po' l'area golenale del Basso Piave, quella che da San Donà porta a Fossalta, Zensona, Salgarede e poi... Ponte. Solo che abbiamo a fianco un torrente, no? Sì, cioè il suono è molto più... del fiume è molto più intenso e quindi c'è più la sensazione che l'acqua corre, cioè maggiore dinamismo, però in realtà le... come dire, il paesaggio è simile. Le piante simile. Magari non le conosciamo, però simile. Se ci fosse qua Zanetti ci direbbe quello. Tutto comunque, insomma, non c'è nessuno, dunque questa è l'Arcadia Veneta che piace a noi. Esatto, quindi c'è, abbiamo trovato anche lungo il tragitto c'era un SUV di, sì, di un perfetto inetto di un pernetto faceva la pipì i bisognini sul piano perché ha pensato di scendere, poi ci ha visto, ha fatto finta di porre di guardare il panorama di sfruttare l'orizzonte. Non l'abbiamo ripreso per motivi di privacy, però insomma un fesso. Va bene, vedo che c'è un'alternanza tra i nostri operatori, oggi c'è Claudio al posto di Flavio e quindi noi siamo contenti. No, va bene anche Flavio, grazie di faticare con noi. Questa è una parte bellissima della nostra Italia. You keep saying you got something for me,
something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Una specie di area ristoro fai da te, fatto da popolo, cioè gente, anzi gente veneta rivierasca del fiume Sacro La Patria. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gone. Siamo in località Ponte nelle Alpi. Pierpaolo Collarin. Eccolo qua. Deus ex machina di questa località per quanto ci riguarda, per noi uomini per di Piave. A distanza di un anno, proprio integro, come se, a parte un piede tu m'hai fatto, parte un dito distrutto. È fresco come una rosa. Stavo riflettendo sul fatto che avete prima, no? Ci stavo pensando oggi, un comune su due sponde che è molto raro, che sul Piave solitamente Musile sono là per dire sì. C'è una rivalità storica tra destra e sinistra, invece voi diciamo avete una, no, un comune che abbraccia più sponde, anche quella del Rhein, dicevi prima. Sì. Qui siamo praticamente sulla Piave, sulla destra orografica, però siamo vicini a Cadola, che appunto è sulla sinistra. E questo luogo, diciamo, è abbastanza nascosto, nel senso che per arrivarci bisogna proprio volerci arrivare, è vicino al ponte della ferrovia e vicino alla Olta delle Mole, qua sopra passa la strada statale e così. La Olta delle Mole, nel senso che è una svolta delle Mole. Adesso ci racconterà Gigi De Biasi, ci racconterà, e anche la Franca, che cosa le Mole. Vi ricordate l'anno scorso abbiamo visto Soccer, okay, che è un, e il Coi de Pera, appunto nelle Alpi, è nato, una delle caratteristiche sue è quella della lavorazione della pietra e dell'estrazione della pietra. Qui appunto c'era un'estrazione di mole, una cava da mole. Sì. Allora, ancora qui, alla mia destra, il fantastico fiume Piave, e alla mia sinistra, la mitica Franca, che ne sa pacchi sui fiumi, sui porti, ma soprattutto sul fiume Rai. Rai. Franca. Infatti, io vi parlo dell'importanza del fiume Rai per l'economia di questo territorio. Allora, il fiume Rai è emissario del lago di Santa Croce, ha un percorso di circa 10 km, nel corso del quale raccoglie le acque dei suoi affluenti, dei torrenti che vengono giù dalla vallata dell'Alpago, e li convoglia nelle sue acque e tutto poi confluisce nel Piave. Quindi sì. Quindi il Rai si mette nel Piave all'altezza di Cadola. Cadola. Sì, ecco. Lungo questo fiume ci furono degli insediamenti degli opifici, soprattutto già a metà 300 è attestata la presenza di un mulino e di un ponte che serviva appunto a mettere in comunicazione i paesi dell'Oltre Rai con il territorio bellunese, insomma, ecco. E quindi la sua importanza divenne più, diciamo, specifica nel corso del Cinquecento, quando la Repubblica di Venezia, che fino ad allora era interessata da tempo al commercio di legname, soprattutto coi boschi di Somadida, del Cadore, si interessa al Bosco del Cansiglio, che viene bandito, cosiddetto, cioè riservato all'arsenale, sì, quindi alla produzione dell'armata, insomma, sì, delle navi, sì, della, sì, flotta, sì, veneziana, flotta veneziana, esatto, già dal 1548. Siamo dentro la Piave con Gigi De Biasi, che lui ne sa a pacchi sulla geologia e sulle stratificazioni, le rocce, la conformazione, insomma, del luogo dove ci troviamo, che da quello che ho capito io, però confesso la mia grande ignoranza, diciamo le popolazioni rivierasche in questa zona hanno usufruito, hanno utilizzato questa roccia per vari tipi di produzioni, mi sbaglio? No, non ti sbagli, tutte le popolazioni
che ruotano attorno a Cadola in particolar modo, e poi più in generale a Ponte nelle Alpi, sono vissute principalmente di pietra. E questo è uno dei siti dove la pietra veniva estratta e conserva tutt'oggi ancora il nome, la Olta delle Mole, perché venivano estratte delle mole, cioè delle macine da mulino, anche in questo sito, come in altri siti del comune. Soccar, per esempio, che aveva una pietra più pregiata. E la comodità di questo sito era che era vicino alla Piave, quindi con i zattieri potevano caricare direttamente qui al porto qui di Cadola, al porto di Criol, potevano caricare direttamente i manufatti che avevano realizzato. Cioè, li scolpivano quasi sulla parete? Venivano scolpiti in parete. C'è ancora qualche segno in questo senso qui, però per vedere le belle cose bisogna andare verso il Piave di Socher, in questo senso. Poi questi luoghi qui, soprattutto ultimamente con l'escavazione del Piave, che ha portato via la gran parte delle ghiaie, è venuto alla luce un alveo preglaciale, sul quale stiamo anche adesso, che è un po' la testimonianza di una storia molto tormentata di questi luoghi negli ultimi 100.000 anni, perché con molta probabilità ogni volta che passava il ghiacciaio spostava il Piave e lo mandava giù o per Feltre, Belluno, oppure per Vittorio Veneto, sagomando e conformando i luoghi in un modo assolutamente originale e degno di ulteriore ricerca. Qui si sono applicati numerosi studiosi di geomorfologia dell'Università di Padova, penso al professor Gian Battista Pellegrini, alla professoressa Prato Decima e tanti altri, e anche loro hanno puntualizzato, sentivano l'impreparazione in un luogo così ricco di naturalità e di sorprese geologiche. Federico, Pico Beach. Allora, che si fa qua? Qua si fa, che ne veniamo giù ogni giorno a prenderci un bel sole, da bagnare, farci un bel bagnetto, questa è l'acqua fresca. Peccato che sto anno siamo un po' indietro con i lavori, ma questa settimana dovremmo metterci sotto. Sarà un agosto spumeggiante, rinfrescante e festaiolo. Sì. Grandi ragazzi. Allora, intanto vi ringrazio che avete scelto quest'anno, in occasione del 50° anniversario del disastro del Vajont, di fare questo passaggio nel cimitero di Fortogna, che è uno dei luoghi della memoria più importanti e più simbolici. Qui sono state portate all'indomani del disastro i corpi recuperati di tutte delle vittime che sono riusciti a trovare una parte, ripeto, del loro corpo. E poi attorno al 2001 qui si è deciso di trasformare questo cimitero, dove si trovavano delle lapidi e delle fotografie delle persone scomparse, si è deciso attraverso una commissione di realizzare ed installare 1910 cippi tutti uguali, questo per dare pari dignità a tutte le vittime del Vajont.
una scelta sicuramente non facile, una scelta che ha creato anche alcune polemiche, perché mi rendo conto e ci rendiamo conto che di fronte a non vedere più magari la fotografia del proprio caro, la propria lapide che era stata messa all'indomani del disastro, non è facile. Però questa è stata una scelta che è stata portata avanti dalla precedente amministrazione, condivisa con una gran parte di superstiti e sopravvissuti del Vajont, è diventato un cimitero monumentale, è stato dichiarato monumento nazionale nel 2003 dall'allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Qui quindi si trovano tutti questi cippi uguali, l'unica persona che è stata sepolta per sua volontà e che non è morta la notte del 9 ottobre 1963 è il vescovo di allora, che è Gioacchino Muccin, il quale ha proprio chiesto espressamente di essere sepolto qui, e lì c'è praticamente la sua tomba. Quindi questo è praticamente un intervento molto importante e significativo, al quale poi è stato aggiunto anche il portale che qui vedete, all'interno del quale sono stati inseriti i reperti recuperati all'indomani del disastro, delle immagini fotografiche e poi l'elenco di tutti i nomi delle 1910 vittime, una sorta, diciamo così, di accoglienza. Poi un'altra parte importante di questo cimitero è quel trittico, che è stato realizzato, è un'opera di Franco Fiabane, e che rappresenta i bambini mai nati, gli emigranti che tornavano a portare conforto alle persone che erano rimaste, e poi i soccorritori del Vajont, per i quali poi quest'anno, il 15 di settembre, faremo un raduno in cui le amministrazioni comunali colpite dal disastro vorranno esprimere la loro riconoscenza e gratitudine verso tutte le persone che le hanno aiutate all'indomani del disastro a recuperare e soprattutto a far rinascere le nostre comunità. Grazie. Questo è in parole. Non c'è altro da aggiungere? No, ci sono. No, nel senso. Credo che un silenzio sia poi una forma di risposta. Sì, dopo qui ha un senso sicuramente di pace, anche questo è. Poi lì c'è una cappella. Nel 1987 questo cimitero è stato visitato anche da Papa Giovanni Paolo II, e il nostro sogno è quello che anche il Papa Francesco riesca ad avere l'occasione e l'opportunità di venire qui a ricordare le nostre vittime. Sarebbe qualcosa di straordinario in occasione di questo 50° del disastro, cosa che però sicuramente non sarà facile. Diciamo che se abbiamo il museo, abbiamo tutta questa documentazione, dobbiamo tutto a una persona qua di Podisago, Enzo Losso, che alla fine degli anni 70, primi anni 80, ha voluto che non andasse dimenticata questa storia, che era in pratica stata distrutta nel 63 dal disastro del Vajont, nel 66 dall'alluvione. Qui in pochi anni non era rimasto più nulla, insomma, di questa grande storia che era arrivata a 500 anni, per cui qui si è creata un'associazione che ha lavorato appunto 30 anni per poter raccogliere e ricostruire la storia, scendere ancora a Venezia con le zattere come avveniva un tempo. Uno dei nostri, fra l'altro, ci ha rimesso la vita, come capitava molto spesso anche agli zattieri dell'epoca. E tutto questo, insomma, perché questa storia meritava di non andare perduta, perché il Piave è sempre stato l'asse portante della regione Veneto, il collegamento tra la montagna e Venezia, e Venezia senza questo collegamento con la montagna, senza queste 3.000 zattere che scendevano tutti gli anni il Piave, con le mercanzie, il legname, ma le zattere trasportavano anche materiale molto pregiato come ferro, rame, pietra lavorata. Senza questo indispensabile trasporto con zattere, Venezia non avrebbe potuto dominare su tutto il mare per secoli, come ha testimoniato un ispettore di Napoleone quando è venuto per capire, insomma, su cosa si basava la grandezza di Venezia. Grazie Franco. Va bene. Grazie. Thank you.
siamo a Rifugio Padova. Ci puoi un po' descrivere il contesto, insomma, che c'è attorno a questo meraviglioso posto? Sì, siamo in Val Tarragona. Il Tarragona è un affluente del fiume Piave e a 1300 metri, comune di Domegge, ai confini col Friuli. Le montagne fanno da confine e sono gli spalti di Toro, che sono quelli che vediamo da qua. Che abbiamo qui davanti a noi. È il Monfalcon di Forni e il Cridola. Il Cridola, la parte sud, quello che si vede bene da Lorenzago, la montagna del Papa. Insomma, nel cuore delle Dolomiti bellunesi. Sì, nel cuore delle Dolomiti bellunesi, a confine con le Dolomiti friulane. E un posto stupendo, che non di grandi altezze, ma calcolate che solo la catena degli spalti ha 14 km di guglie. Che quindi, insomma, una corona naturale straordinaria che, insomma, può suscitare emozioni sempre a tempo e per appassionati, ma anche per persone. Insomma. La soddisfazione più grande che abbiamo da parte di chi passa da queste parti è che una delle frasi ricorrenti è sembra che siamo i primi a passare, da tanto selvaggio che è questo posto, queste camminate. Dolomiti un po' decentrate, sì, che molto meno frequentate, ma con paesaggi molto molto più selvaggi, autentici e naturali. Quello che cercavamo. Quello che cercavamo. Ci siamo perduti in mezzo alle Dolomiti e al di là delle classiche cartoline che spesso si vedono, no? Sì. Ci sono queste cose qua che si vedono molto meno, ma sono spettacoli naturali senza rivali, diciamo così. Grazie Paolo, ci grazie. Ci facciamo per la televisione. Lo facciamo sempre. Incrociamo anche casualmente delle persone, loro ci danno tutte le informazioni relative un po' alle tradizioni delle terre che attraversiamo, e sostanzialmente l'asta del Piave ci ha permesso di passare dalla bellissima laguna financo a vedere appunto le cime delle Dolomiti, e questo ovviamente è tempestato di racconti di persone, di storie, di posti meno conosciuti rispetto ad altri a livello turistico, e ci permette di indagare un po' su quello che è questo il mio Veneto, che comunque è una regione, come tu sai, ricca di tutto.